buongiorno, buongiorno Siena, buongiorno a Tommaso, a Sofia, buongiorno a chi ci segue, a Gaia Tancredi, eccola qua. Prima ospite di stamani, un tempo, si rimane sempre giornalisti. Ci mancherebbe. No, voglio dire, giornalista, prima militante, oggi più rarefatta, diciamo, sì. Ma insomma è qui nelle vesti soprattutto di presidente della sezione senese della Lega Italiana per la lotta ai tumori, quindi un impegno molto significativo in un campo ancora accidentato, no? Sì, ancora accidentato, come dicevi, insomma, fino a un anno e mezzo fa ero dedita esclusivamente al giornalismo, lo sai, per tanti anni ci siamo incontrati mille volte, per tante situazioni, poi appunto con la morte del professor Nobile sono assunta questa grande responsabilità di occuparmi della sezione senese della LILT. E oggi appunto mando avanti un centro molto grande, perché come sai ci siamo anche trasferiti in una sede nuova che è il doppio di quella di Massetana Romana, quindi tante sono le responsabilità e tante le persone e le storie con cui vengo a contatto tutti i giorni. E forse questo è l'unico link che puoi trovare fra il giornalismo e la presidente di Lega Tumori, cioè quella di occuparmi di tante storie di persone che soffrono, che hanno bisogno, cosa che facevo molto spesso anche in veste di giornalista. E accidentato sì, perché poi sai, la LILT è una onlus, è un'impresa sociale allo stesso tempo, siamo in balia di una riforma del terzo settore, quindi è tutta una cosa molto in divenire, che però insomma stiamo cercando di rendere comunque utile per questa città, per questo territorio, perché offriamo veramente una vastissima possibilità di prevenzione sui tumori, ancora più grande in questo nuovo contesto. Ne parleremo meglio tra poco, adesso andiamo a vedere che tempo fa, la mia solita previsione, osservazione, c'è il sole. Però adesso andiamo all'AMA, però è freddo, c'è il sole però è freddo, dice Sofia, giusto? Andiamo da quelli che ci appano. Abbiamo subito una forte e ampia alta pressione che ci accompagnerà almeno fino alla fine di questa settimana e porterà temperature decisamente superiori alla norma, soprattutto in Europa centrale. Per quanto riguarda la nostra regione, avremo giornate all'insegna del sole e nella giornata di domani abbiamo indicato un cielo sereno o poco nuvoloso con ampia escursione termica, quindi con mattinate piuttosto fredde con temperature localmente anche sotto zero fino a meno 2, meno 3 gradi e temperature del pomeriggio che invece saliranno fino a 15-16 gradi. Poche variazioni anche nella giornata di giovedì, ma estenderei anche fino al weekend con giornate all'insegna del sole. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, augurandovi una buona serata. Bene, diamo un'occhiata alle prime pagine nazionali, il Corriere della Sera, TAV e reddito, governo spaccato, ma stanno insieme con il Bostic, ma solo per, no, per interesse di Salvini, e poi quando deciderà di staccare la spina, la staccherà, insomma, ovviamente. Andiamo a Repubblica, il Parlamento europeo processa Conte, sei un burattino, voi lobbista, gli dice. Ora, il Parlamento europeo processa Conte, c'era parecchio poco Parlamento europeo, perché girano sui social le foto dell'aula parlamentare nel momento in cui ha parlato il Presidente del Consiglio italiano, che era letteralmente deserta, a riprova di quanto l'Italia conti, in realtà abbia sempre contato poco, nel panorama europeo. Salvini prova la rivoluzione fiscale, dice il Tempo, e poi c'è qui italiani via di testa, Sanremo boiata, ed è una dichiarazione di un giovane che sta facendosi strada in politica, ed è davvero un po' alle prime armi, però ha molta audience, no? Nei salotti televisivi, soprattutto delle sue televisioni, e questo ragazzo che pensa di fare politica è Berlusconi, giovane, rampante, e quindi andiamo avanti. Qui c'è invece nel Messaggero giustamente la bella foto per questa bella partita della Roma ieri col Porto in Coppa dei Campioni, Zaniolo superstar, trascina la Roma, davvero un giocatore fantastico questo giovanissimo Zaniolo, che la Fiorentina si è lasciata sfuggire perché era a Firenze. Eccola qua. In Italia a rischio la libertà di stampa, lo dice il Manifesto, rapporto del Consiglio d'Europa. Bah, insomma, lasciamo perdere. Per me la libertà di stampa in gran parte è messa a repentaglio da noi giornalisti e soprattutto dalle strategie degli editori.
che essendo collusi da sempre con il potere, essendo da sempre legati storicamente ai contributi governativi, insomma, calma, no? Qui non siamo degli eroi, a mio parere, Gaia, tu sei un po', ci vedi un po' con distacco, ma non vedo il nostro paese, la categoria dei giornalisti fra quella degli eroi. No, non ti vedo con distacco, perché fino all'altro ieri io subivo tutto questo, quindi l'ho subito in tante fasi, lo stesso, in contesti analoghi a miei. E anche quindi, territorialmente vicini. Sì, molto, proprio anche di sopra, quindi diciamo che tutto questo l'abbiamo subito tante volte ed è così, cioè la nostra libertà era limitata dagli editori ed è ancora limitata. E va bene, chiudiamo con questo titolo del manifesto e andiamo quindi a predisporci per il dialogo più approfondito con Gaia Tancredi. Breve pausa e poi torniamo. Eccoci qua, allora Gaia Tancredi, io direi di cominciare. Vorrei far vedere, vorrei proporre a chi ci segue, a chi ci vede, a chi ci ascolta, sia sulla radio che sulla TV, questo estratto dal collegamento che abbiamo fatto ieri in Skype con Riccardo Corradini, che è un giovane studente dell'Università di Siena in medicina, che fa il suo tirocinio formativo alla Islamic University di Gaza. Vediamo perché vorrei riproporre questo breve estratto di un minuto. Seppur stia facendo il tirocinio da pochissimi giorni, sono già venuto a conoscenza di alcuni aspetti, diciamo, drammatici della vita ospedaliera di questo posto. Ieri abbiamo affrontato in reparto la questione dei tumori al seno. Non è permesso per la striscia di Gaza avere una macchina per la radioterapia. Le donne e gli uomini che sono affetti da tumore alla mammella non possono essere curati attraverso una macchina che da noi ormai è convenzionale, sta nelle linee guida, la radioterapia fa parte. Allora, che effetto ti fa? Casi tu che tumore. Lavori ovviamente più sul fronte della prevenzione, ovviamente, certo. Che su quella della diagnosi e della cura, il fatto che 2 milioni di persone, tanti vivono nella striscia di Gaza, siano prive della radioterapia, come dice Riccardo Corradini. Le privano della possibilità di guarire, semplicemente, tradotto è tutto qui, ed è una cosa terribile, fa venire brividi, e anche perché oggi, insomma, lo dice anche lui, le linee guida suggeriscono che questa sia la terapia primaria per poter raggiungere una guarigione, siccome nella maggior parte dei casi di tumori al seno si raggiunge la guarigione, soprattutto quando la prevenzione viene fatta in maniera adeguata, come tentiamo di fare noi all'interno del nostro centro, in altri centri, insomma, ci mancherebbe. A Siena di prevenzione se ne fa tanta, non è detto che la faccia solo la Lega Tumori. E arrivare in tempo su un tumore vuol dire guarire nel 90% dei casi, per cui quello che fanno è semplicemente mirato a non guarire, cioè a impedire un percorso terapeutico adeguato. Senti, nelle prime due pagine della Nazione in cronaca di Siena di oggi si parla di sanità, o meglio si parla soprattutto di due cose. Ma questi 12 milioni per le sale operatorie, tutto sommato, ce le giochiamo un'altra volta, non è un problema. E poi si parla di nomine, di balletti, di TikTok, quello che dice una cosa, quell'altro dice un'altra, eccetera, eccetera. Dico, ma tu che operi su un altro versante, ma sempre legato all'attività sanitaria, di tutto questo, che te ne importa? No, non so, cioè io... Ma te dici bene, ma lo sai da quant'è che ci occupiamo di questo? È mica da oggi, sai? Esatto. Abbiamo riempito pagine, Nazione, Corriere, ma quante volte? Cioè, 20 anni che facciamo il balletto delle nomine ai vertici delle aziende, piuttosto che ai vertici dei dipartimenti o dei reparti, come si chiamavano un tempo, esatto. No? Quindi è tutto un gioco, ancora una volta, politico, non ci dobbiamo sorprendere, così è, però appunto ne occupiamo poi le pagine e forse ci dobbiamo chiedere chi se ne frega di farci le aperture. Esatto, no? anche. Sì. Perché io dico, lo Scaramelli, no, che oggi torna a battagliare contro D'Urso, ma come fa a sapere chi è D'Urso, che cosa ha fatto, se è bravo o no? Oppure c'è Giovannini, è arrivato e dice, ma questo sembra bravo. Ma come fanno? Cioè, voglio dire, perché? Cioè, è tutto un TikTok politico a ribadire, perché
cioè avevano un altro candidato quelli, c'avevano un altro candidato quell'altro, ma non è questa la sanità. Io ho sentito dei tempi di attesa, poi correggimi se sbaglio, per esempio esami di prevenzione al seno, che per le donne sono fondamentali, prevenzione insomma per il tumore alla mammella, che vanno ancora ammessate. Di 6 mesi in 6 mesi, di anno in anno, e invece va fatta sistematicamente. Una donna deve avere la possibilità ogni anno, dopo i 40 anni, di farsi una mammografia e prima di farsi un'ecografia, perché purtroppo l'insorgenza del tumore è sempre più precoce e quindi si trova anche nelle ragazze di 20 anni. E questa è una cosa terribile, ma è così. E quindi offrire la possibilità di fare eco prima e mammografia dopo, con una periodicità adatta, è un percorso appunto di prevenzione, è la cosa che dovrebbe garantire anche il servizio pubblico. È chiaro. Quindi, se questo è, siccome non può essere attribuita la responsabilità a un uomo, che si chiami X, Y o X di questo, di quel partito, di questa o quella corrente, è un problema di sistema. A chi tocca, tocca tutto sommato venire a guidare un sistema che andrebbe rifondato alle radici, perché altrimenti siamo tutti nella direttrice di andare a farsi un esame in 3 giorni da un privato. Questo è il male della sanità nel nostro paese. Però il discorso ci porta lontano, torniamo più vicino. E andiamo a un altro tema, dal nostro TG di ieri sera. Sottoscritto al Senato un disegno di legge concordato con il sindaco Luigi De Mossi, che riconosce come enti pubblici territoriali senza fini di lucro le contrade. Servizio di Andrea Radi. Il senatore Patrizio La Pietra di Fratelli d'Italia ed il senatore Roberto Berardi di Forza Italia hanno sottoscritto un disegno di legge concordato con il sindaco di Siena Luigi De Mossi in merito alle disposizioni relative alle storiche contrade di Siena e alle associazioni contradaiole, che verrà adesso presentato al Senato. Con questo disegno di legge, i senatori La Pietra e Berardi chiedono che, come si legge nel testo, le storiche contrade di Siena e le società di contrada o associazioni di contradaioli sono ad ogni effetto di legge associazioni senza fine di lucro. Questo perché, come è scritto nel disegno di legge, le storiche contrade di Siena, quali soggetti giuridici di antico diritto, svolgono tradizionalmente finalità sociali di mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturali ed organizzano le attività istituzionali così come previsto dai loro statuti e sotto l'autorità del Comune di Siena. Partecipano alle manifestazioni relative allo svolgimento dei pali secondo gli usi e le secolari tradizioni che caratterizzano la comunità senese. Le storiche contrade di Siena sono da qualificarsi quali organizzazioni senza fine di lucro e, come tali, meritano l'equiparazione agli effetti tributari e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero agli enti pubblici territoriali. Va precisato che le libere sottoscrizioni e donazioni dei singoli contradaioli non costituiscono di per sé reddito imponibile. Eccoci qua. Allora, Gaia Tancredi, tempo fa su questa vicenda del regime fiscale delle contrade, in particolare delle società, ci fu un'iniziativa parlamentare di Franco Ceccuzzi, sì, no? Sì, se non sbaglio, sì, è vero. Che portò un po' di tranquillità, se non vado errato. Sì, sì, no, portò un beneficio anche in quella fase lì, appunto c'è sempre stato questo problema di dover sapere se i redditi sono imponibili o non lo sono in una contrada. E quindi appunto questo è un ritorno su quell'argomento, probabilmente ci porterà a nuovi benefici, riconoscendo appunto, inquadrando le contrade in un contesto adatto, insomma, che non sia, che non le porti a doversi dissanguare in qualche modo, no? Questo sicuramente porterà un beneficio per tutti, una ricerca che facciamo da tanto tempo, e De Mossi ovviamente, avendo questo canale molto stretto con questo governo, riesce ad arrivare anche al Senato in questo modo. Va bene. Perché no? Oltretutto mi sembra che Patrizio La Pietra, Fratelli d'Italia, se non vado errato, e Roberto Berardi di Forza Italia, forse una mia, come dire, pecca, ma non sono contradaioli, insomma, da sempre, cioè, probabilmente hanno aderito ad un dialogo con il sindaco di Siena per mettere giù questo. Che è stato bravo a raccontargli chi siamo. Secondo me sì, secondo me, cioè, non credo che sia una loro iniziativa, però ecco, laddove si va per queste strade, come dire, è importante da qualche parte arrivare, e questa è una strada significativa, anche perché le contrade sono cambiate, le società di contrada sono cambiate, il mondo è cambiato, e quindi bisogna stare anche nelle regole, e quindi è importante che ci siano provvedimenti di legge che,
come dire, amalgamano bene il concetto delle regole con il concetto di tradizione. Questa è la cosa difficile, esatto, no? Credo. Molto. Senti, Gaia, però nel fuori onda mi dicevi, guarda che per noi il tema delle liste, noi inteso come l'ILT, il tema delle liste d'attesa è molto importante. Torniamo al precedente argomento. Sì, infatti, perché offrendo questo vasto ventaglio di possibilità di accedere a tante specialistiche che in ospedale hanno delle liste d'attesa impossibili, parlavamo della senologia, ma puoi parlare dell'endoscopia, piuttosto del controllo dei nei o quello che vuoi, ecco, da noi una visita la ottieni in meno di una settimana. È ovvio che il paziente trova da noi una porta sempre aperta e riesce a trovare attraverso la LILT la risposta alle sue ansie, perché tanto poi sta tutto qui, no? Alle ansie di ognuno che via via trova qualcosa che non va e che ha bisogno di una risposta immediata. E non c'è niente da fare, non si può decidere a priori, o lo può decidere un CUP, se la tua, il tuo fastidio o il tuo sintomo sia piccolo, grande, possa portare lontano o vicino. Il paziente ha bisogno di saperlo subito e quindi ha bisogno di non avere liste d'attesa così chilometriche. Sì, ecco, io per esempio, quando ho parlato di Enei, io sono il perfetto spot del cittadino sbagliato. Perché dice, ma ho visto un neo, mi sembra un po' cresciuto, vabbè, farà quel che gli pare. Non sei ipomondriaco? No, non sono ipomondriaco, sono un po' facilone forse, no? perché probabilmente invece questi esami, anche su questi nei che cambiano, bisognerebbe farli. Il melanoma è uno dei tumori che si sta espandendo di più ed è anche il più insidioso, perché un neo che degenera rapidamente purtroppo porta a un melanoma che non è facilmente curabile. Anche se il nostro professor Maio in immuno-oncologia sta facendo grandi miracoli in questo senso, ma non tutti i casi guariscono. L'altro professor Maio, come dire, eccellenza assoluta, mondiale, assoluta. No? E andrebbe riconosciuta, sai Daniele? Eh. Perché il professor Nobile fece una battaglia, non so se te la ricordi, per fargli dare il mangia e ci fu un'opposizione enorme 5 anni fa, mi pare, per dargli il mangio. Lui si è battuto tantissimo e litigò maledettamente col sindaco Valentino. Secondo me Maio ha pagato, come dire, situazioni pregresse. Cioè questo mangia a volte subisce il fatto di essere un po' superficiali nelle contrade, lo dico, essendo stato dirigente di contrada, lo dico in chiave personale, per cui si chiappa al volo un tram per qualcuno che ha un bel curriculum professionale e si stiaffa, diciamo, nell'alveo dei possibili premiati. Probabilmente Maio era altra roba, insomma. Era altra roba, poi era scomodo all'inizio perché chiaramente faceva una specialistica che poteva dar noia a qualcuno che i tumori li curava in maniera tradizionale, e quindi ha fatto molta fatica a farsi spazio anche in termini logistici, perché l'hanno lasciato in uno scantinato per una decina d'anni pur avendo, fai conto, 50 persone al giorno da visitare. E quindi piano piano adesso si sono resi conto che potrebbe essere la punta di diamante di questo ospedale, insomma, ma ci è voluto tanto. Tanto, perché noi siamo un po' tardivi. Siamo tardivi, perché sì. C'è anche a un volte vino, non ci si arriva per niente. Sì, l'uva tardiva, c'è qualcosa. Anche quello, sì. Bene, pausa e poi torniamo con Gaia Tancredi. Eccoci qua, allora Gaia Tancredi, abbiamo parlato della LILT, abbiamo parlato delle cose del mondo, della nostra città. La nostra città, che ne pensi? Detta da una che qualche mese fa, quando c'era il tourbillon, venne indicato, cioè io ho letto fra i possibili candidati a sindaco Gaia Tancredi, non mi ricordo nemmeno perché e per come, ma c'era il tuo nome a giro. C'era, ma non era una bufala. Ah, vai. Nel senso che molti mesi prima delle elezioni un gruppo mi ha contattato per chiedermi se avevo voglia di fare il candidato sindaco, però era lo stesso momento in cui io avevo assunto la presidenza di Lega Tumori e onestamente avevo dato una parola a tante famiglie che lavorano all'interno di Lega Tumori e soprattutto avevo dato una parola al professor Nobile, che avrei preso il suo testimone e l'avrei portato avanti. E onestamente mi sono sentita di fare quello e di andare avanti per quella strada, anche se magari sarebbe stato stimolante, no? Prima donna sindaco, ti piacerebbe? Sì, da questo punto di vista, però per la tua salute mentale penso andata meglio. Bravo, ho pensato anche a quella. Insomma, perché secondo me, e come la vedi questa città, insomma? Come la vedo? Adesso la vedo da un altro punto di vista. Esatto.
e quindi sono molto più serena, perché non devo tutti i giorni scrivere 6 cartelle su quello che fanno, che fa il sindaco piuttosto che qualcun altro che dirige qualche ente senese, e quindi la mattina non ho l'ansia di sapere se mi suona al telefono per prendere qualche partaccione, perché il problema è quello. Te lo ricordi questa cosa qui? No, io le appavo a suo tempo, io con chi litigavo, aspetta, inizio anni 90 o Piccini, caspita, litigate furibonde anche in consiglio comunale davanti a tutti. Adesso faccio un altro mestiere, adesso faccio il conduttore commentatore. È altro che fare il giornalista, non lo dico anche a quelli che scrivono su Facebook, cioè alcune cose sui giornalisti. I giornalisti sono quelli che quotidianamente vanno sul campo, trovano le notizie e ci razzolano sopra. Io, Gaia, facciamo un'altra cosa, ecco. Ed è bello che ci sia un ricambio generazionale con i giovani, che con sempre maggiore protagonismo professionale, mi auguro che oltre a raccontare dicano anche la loro, in modo che la gente non se la prende più col Magrini o con la Tancredi, ma con loro. Insomma, ecco. Passiamo questo testimone e noi limitiamo questo angolino della mattina, che così poi ognuno fa altre cose nella vita. Fate dei servizi piccanti. Esatto, e chiappatevi le parti voi, per piacere. Approfondite più che potete. Scherziamo un po', ma il tema del ricambio generazionale è importante, insomma, anche perché i cervelli nuovi hanno più possibilità di capire la contemporaneità in un modo più aderente, forse. Io perlomeno ho sovrastrutture antiche che mi fanno un po' perdere di vista forse il presente. E per cui adesso io saluto Gaia Tancredi. Io saluto tutti voi, grazie. E ci rivediamo, certo, via via. Perfetto. Andiamo oltre le mura, e quindi è il momento di andare a Radio Toscana da Giovanni Ciappelli. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i telespettatori. Approfondiamo i principali argomenti che arrivano dalla Toscana. Cominciamo con una vicenda che si è verificata ieri a Grosseto, una mobilitazione spontanea, una manifestazione non autorizzata da parte di circa 600 allevatori in solidarietà con la protesta dei colleghi sardi, la protesta dei pastori sardi, che ormai da alcuni giorni sta andando avanti per quanto riguarda il prezzo del latte. Ieri a Grosseto una manifestazione assolutamente analoga, con il rovesciamento di bidoni del latte per terra, circa 600 persone che hanno manifestato, provenienti non soltanto dalla Maremma ma anche dall'Alto Lazio, dalle province di Arezzo, di Pisa e di Siena, in solidarietà appunto con la protesta dei colleghi sardi, per denunciare anche in Toscana questo tipo di situazione. Peraltro un tavolo regionale in questo senso è già stato impostato, e quest'oggi ci saranno anche delle novità che sono state annunciate dal la regione proprio per quanto riguarda il settore dell'allevamento, questo tipo di settore. Naturalmente attendiamo aggiornamenti e sviluppi anche sul versante toscano, su questo fronte che riguarda la nostra regione. Notizia di cronaca in arrivo da Firenze: una vasta operazione della squadra mobile fiorentina ieri ha portato all'arresto di 12 persone di origine albanese, i componenti di una banda specializzata in furti nelle abitazioni. Si parla di 29 colpi nel periodo che va da luglio a settembre scorso, dei veri e propri professionisti, una banda a cui probabilmente potrebbero essere attribuiti anche altri colpi. Un'operazione che è stata presentata nella mattinata di ieri appunto dalla squadra mobile fiorentina, banda che operava quasi in tutta la Toscana e che poi ritornava alla propria base nel capoluogo regionale. E poi c'è un altro episodio ancora da Firenze, episodio avvenuto ieri sera intorno alle 19:30, un fatto di cronaca particolarmente grave, un'aggressione in pieno centro, in piazza dei Ciompi, siamo nel quartiere di Sant'Ambrogio. Quattro persone armate di bastoni hanno aggredito un cittadino extracomunitario, probabilmente un regolamento di conti per motivi di droga. I contorni ovviamente non sono ancora chiari. Uno degli aggressori è stato fermato, un'aggressione che però è avvenuta davvero sotto gli occhi degli astanti, anche dei locali di Piazza dei Ciompi, sotto gli occhi dei residenti. Alcuni hanno anche filmato quanto accaduto, i video sono naturalmente finiti sui social e già ieri sera avevano moltissime condivisioni. Un tema legato alla sicurezza urbana dunque che torna di grande attualità anche dopo questo episodio avvenuto a Firenze. Con questo è tutto.
tutto. Fateci ricordare però in conclusione che oggi è la giornata mondiale della radio e quindi siamo ben lieti di festeggiare insieme a voi questa importante ricorrenza legata al nostro mezzo di comunicazione. Buona giornata! Bene, bene, grazie Giovanni Ciappelli anche di aver sottolineato questo fatto. Oggi è la giornata della radio e quindi, come dire, tanti di noi hanno la propria attività anche professionale legata al filo doppio con la radio. Io ho iniziato a Radio Siena, prima Maniera, studio in Castelvecchio, lo dico a Giulia Maestrini che mi ha raggiunto e lo dico a tutti voi, studio in Castelvecchio, anno 1976. Sera in anni di grande impegno, prima trasmissione, una maratona di 24 ore su Cile Italia di Coppa Davis. La finale si giocava a Santiago, ma non era roba sportiva, era perché c'era Pinochet, c'era un grande moto di sdegno, non andiamo a giocarci a casa di Pinochet la finale. E io da bambino, adolescente già impegnato, 24 ore di giorno insieme con una staffetta, con altri miei compagni di lotta, a raccontare perché non dovevamo andare a Santiago. Iniziai così, poi mi sono un po' ripreso, forse perché Maratona Magrini. Mi sono un po' ripreso delle tematiche, io forse meno pesanti, però bella esperienza la radio, tante cose, e viva la radio. Giulia Maestrini, polizia di prossimità, si parte a San Miniato, ora in periferia, diciamo, reso conto sulla festa della polizia municipale, dove ci sono anche le notizie. Arriva il vigile di quartiere, in sostanza, no? Buongiorno, intanto, ecco. Buongiorno a tutti. Già, arriva il vigile di quartiere, si parte dalle periferie. Il comandante Rinaldi, ieri, durante la festa appunto della municipale, ha annunciato questa cosa. In realtà, credo che sia una tendenza, insomma, degli ultimi tempi, che ha un senso, cioè l'idea di recuperare questo rapporto di vicinanza tra le forze dell'ordine e la popolazione, partendo proprio dalla municipale, che forse è quel corpo ritenuto ancora più vicino ai cittadini proprio per la sua stessa struttura. Piuttosto credo che abbiano un altro problema sostanziale, che è quello della carenza di organico per fare anche la vigilanza di quartiere. Non è un caso che proprio ieri, insomma, il vice sindaco abbia annunciato il concorso proprio per aggiungere qualche posto in organico, perché purtroppo, come sappiamo bene, le cose si fanno con le persone, e quello delle forze dell'ordine, non mi riferisco soltanto alla municipale, ma mi riferisco soprattutto a carabinieri e polizia, che da anni lamentano una carenza di organico, è un problema reale. Se tu vuoi mettere le pattuglie in strada a fare controllo di vicinato, eccetera, le devi avere. Questo è una banalità, però. Allora, ieri sono stati resi noti anche i dati delle multe, riporto dalla Nazione, che fa un excursus degli ultimi 3 anni e dice: nel 2016 le multe a Siena furono 74.761, sono passate a 114.299 nel 2017, salendo nel 2018 a 152.207. Il più 37%. In realtà in 2 anni il più 50, direi. In 2 anni il più 100, dal 74 al 152 raddoppiate. Sì, siamo circa raddoppiati. E fa piacere questo. No, fa piacere al comune. Quando c'è gli incrementi percentuali delle attività pubbliche, bello, è no? Sempre bello, sì. Che qui però. Al comune fa piacere, tant'è che ha messo nel bilancio di previsione, se non mi sbaglio, vado a memoria, insomma, aveva messo quasi 4 milioni di euro di introito dalle multe, per cui evidentemente è un capitolo di incasso su cui fa ben affidamento, il che non significa, non mi farà intendere che non ci devono essere, che deve essere la giungla o l'anarchia. Certo. È anche vero che, insomma, su alcune cose ci sono dei problemi strutturali. Io che vivo e lavoro in centro vedo bene che spesso, quando c'è il momento delle multe, sono le vigili, per esempio, che passano a tappeto. Sono tutte fuori legge, a mio modesto parere, le multe che vengono fatte al parcheggio di Porta Romana, lato marciapiede ex ospedale psichiatrico, oggi università. Perché sono fuori lì vengono fatte? Se te stai lì, metti il bigliettino del parcheggio,
torna alle 12, arrivi alle 12:10, puntualmente sono arrivati gli ausiliari e ti hanno fatto la multa per 3 minuti e mezzo, a me è capitato così. Ma perché quelle multe, volendo, uno fa tutta la trafila e probabilmente la vince? Perché lì il parcheggio non ci può stare. Il parcheggio è una striscia disegnata per terra sopra un marciapiede. Cioè, si sta scherzando? Cioè, quel parcheggio lì è fuori legge. Assolutamente. Lo dico da tempo, lo ridico ancora. E vediamo se vengo smentito. Sono contento, ma tanto le multe le ho sempre pagate. È presente, no? Sì, com'è sì, la situazione? E quindi lì non ci può stare un parcheggio disegnato con una striscia per terra sopra un marciapiede che dovrebbe essere ad uso dei pedoni. Dice il marciapiede di là, e che me ne importa? Il parcheggio lì non ci può stare perché c'è un marciapiede. Ma no? Ci sono tante situazioni anche in ambito ZTL, banalmente, cioè la zona San Francesco, Via De Rossi, Piazza dell'Abbadia, tutto quel settore lì, che è una delle zone più popolate, dove certo. Ci sono ancora tantissimi residenti, così come nella zona Salicotto, Torre, per capirsi, ha tantissimi residenti e ha pochissimi parcheggi, soprattutto certo. Da quando fu riqualificata, giustamente, Piazza San Francesco, che se ti ricordi bene fino a pochi anni fa era un enorme parcheggio, ora è stata riqualificata, giustamente, però va a finire che la ZTL non ha i parcheggi e tu però comunque dovresti garantire un servizio che, non ci dimentichiamo, è a pagamento perché viene pagato il bollino per la sosta in ZTL e poi i posti non ci sono e quindi paghi il bollino e prendi la multa, che è un po' il vecchio tema. La gestione della città oggi, che è sicuramente una città all'avanguardia, come abbiamo ricordato anche pochi mesi fa quando è morto l'ex sindaco Fabrini, insomma è stata all'avanguardia sulla chiusura della ZTL e sulla idea di una certa gestione urbanistica del centro, però chiaramente cambiano i flussi di persone, cambiano i flussi che dalla periferia ogni giorno si spostano verso il centro e probabilmente la città, per come è strutturata, avrebbe bisogno di un altro tipo di gestione. È chiaro. Fra l'altro sparirà una possibilità di fare multa, a dire la verità secondo me non venivano già fatte, perché diciamo, però questo governo qui, questo in corso, parlo del governo nazionale, che è sempre perennemente sull'orlo di una crisi di nervi, anzi la crisi di nervi la fa prendere a noi. Loro sembrano abbastanza sereni. Loro sono sereni, ma insomma vabbè. Comunque sia, sono loro a varare, fra le varie norme del codice della strada, alcune assolutamente condivisibili, a sancire che le biciclette possano andare contromano. E quindi già lo fanno, e quindi, come dire, a essere un pericolo. Perché? Per se stesse in primis, ma complessivamente per il sistema, diciamo, del traffico. Dice sì, no, ma la bicicletta lo può fare. Ma perché? Cioè, se un automobilista, come dire, che ha il permesso, per esempio, di transitare nella ZTL, sta andando e sbuca da un violino un ciclista che va contromano, è una manovra anomala rispetto alla normalità della circolazione. Però si può fare. Qui ora poi riparte le rumbe, il Magrini ce l'ha con le biciclette. No, io non ce l'ho con le biciclette, ma contromano non mi garba. Lo posso dire? No, lo puoi dire, ma soprattutto è pericoloso. Io credo in realtà che questo paese debba, ora Siena è una città particolare ovviamente, quindi bisogna capirlo, però questo paese deve incentivare la mobilità dolce e la mobilità condivisa e le biciclette in primis. Io ti dico, l'anno scorso ho vissuto un anno a Firenze dove la bicicletta sta diventando un grande mezzo di trasporto, è già diventata. No, lo è già, ma è chiaro, lì è tutto in piano, vanno tanto contromano, e a Firenze chi va contromano è anche un pochino, te lo dico con sé, cioè lo faceva già in modo molto, capito? È vero, Spavaldo. Ci sono incidenti, non ci sono ciclabili adeguate, ci sono percorsi adeguati, quindi incentivare la mobilità dolce dando anche delle strutture. Siena, io sono stata una forte sostenitrice del progetto bike sharing a pedalata assistita, proprio perché senza la pedalata assistita a Siena non si può fare. Ebbe un grandissimo successo, perché mi ricordo nel primo anno in cui fu varata gli abbonamenti superarono grandemente quelle che erano le aspettative. Non so come sta andando di recente, mi mancano i dati anche recenti. A me, però io spero comunque vada bene. Poco tempo fa era
stata stanziata una somma per un upgrade, insomma una manutenzione, un upgrade di un paio di stazioni. Spero che questo progetto venga portato avanti e venga ampliato, perché sicuramente la mobilità dolce e condivisa è quella che ci può salvare. Un progetto organico, di sistema, che aveva una sua filosofia, che aveva una sua logica, e quindi... Bene, su cui bene. Peraltro il vice sindaco Mancuso, che fu il promotore del progetto, fu anche tanto sbeffeggiato e sberleffato. Ma lui di però... più secondo me sull'auto elettrica, però quel progetto di bike sharing, sì è vero, però ne busco anche lì, però diamogli merito invece per quel progetto. Io parlo di un sistema, ci vuole le piste ciclabili. E a mio parere questa delle biciclette contromano non è una bella idea. No, non è una bella idea, anche perché tutto quello che mette a rischio la vita non è mai una bella idea. Esatto. Allora, breve pausa e poi torniamo con Giulia Maestrini a Buongiorno Siena. Eccoci qua, Giulia Maestrini. Quando è cominciata questa terribile protesta dei pastori che sversano il latte, ed è per loro credo un dramma, no? Gettar via il prodotto della propria fatica, e quello è un lavoro di grande fatica, perché il cartello delle imprese trasformatrici le sta sfruttando con dei prezzi irrisori che non garantiscono loro la vita, e quindi una protesta giustissima, disperata e disperante, perché poi c'è tutto dietro la globalizzazione, il latte allora arriva da fuori e allora per questo le imprese trasformatrici possono fare quello che fanno. Però pensai, ma ci vorrebbe anche la solidarietà da parte dei fantini sardi, no? Che sono al Palisena. Bella questa iniziativa di tanti fantini, fra cui anche i fantini sardi del nostro Palio. Vediamo. Buongiorno, sono Gabino Sanna, sardo. Anch'io lotto con i pastori per la protesta del latte. Io sto con i pastori. Buongiorno a tutti, io sono Giosuè Carboni, detto Carburo, e sono figlio di pastore, e io sono solidale ai pastori sardi. Anche dalla scuderia di Carlo Sanna, detto Brigante, con Matteo Pisca e Marco Bitti siamo solidali coi pastori sardi. Forza Valisi! Anche dalla scuderia di Giovanni Azzeni. Ecco, c'era la scuderia di Giovanni Azzeni, sto dicendo alla regia, facciamo vedere Giovanni Azzeni, ma c'era anche Giovanni Azzeni e poi tanti altri, insomma, come dire, una solidarietà che ci sentiamo, almeno personalmente, di esprimere davvero ai pastori. Qui c'erano i fantini del Palio impegnati in un'attività di solidarietà, come dire, giusta. Vediamo che cosa è successo invece al processo ai contradaioli, che poi sarebbero i veri protagonisti del Palio. Imputati contradaioli che parteciparono ai tafferugli avvenuti in Piazza del Campo dopo il Palio dell'agosto 2015. In aula è stato ascoltato il deputato della festa Marco Lonzi, che ha riferito di non aver assistito personalmente alla presunta aggressione all'alfiere della Torre. Sono stati poi sentiti due dei tre ispettori di pista, mentre un terzo ispettore sarà sentito nella prossima udienza insieme all'alfiere colpito, all'ispettore di polizia intervenuto sul posto e all'assessore delegato al Palio. La prossima udienza è stata fissata per il prossimo 9 aprile. Dei 68 contradaioli imputati, 33 hanno già concluso, 20 di loro con un patteggiamento e 13 con il rito abbreviato. Degli altri 35, 2 sono stati assolti, per gli altri 31 è scattato il processo. 7 contradaioli dell'Onda, difesi dall'avvocato Alessandro Betti, 8 quelli del Nicchio, difesi da Luigi De Mossi, e 16 dal Val di Montone, rappresentati da Fabio Pisillo. Per loro l'accusa sostenuta dal pubblico ministero, Sara Faina, è rissa aggravata. Eccoci qua, Giulia Maestrini, abbiamo letto, questo era il servizio della redazione di Siena TV, poi un ampio resoconto di Laura Valdesi anche sulla Nazione, dove si dà conto di quello che è avvenuto in aula, quindi un serrato, forte, incalzante dibattito processuale. E non lo so, io ho sempre un sentore di qualcosa che stona, cioè di qualcosa che sta dentro un evento che rispetto alle regole, alle leggi, non può starci dentro. Cioè, o si rispetta, cioè il tema di questo processo è inutile, a mio parere, non so che ne pensi. È inutile perché si può fare in un'ora.
Cioè, i magistrati accettano o no il principio della tradizione, punto e basta. Ogni scelta è legittima per quanto gli riguarda, ma tutto questo, questo 1000+ pagine di Faldoni, decine e decine di testimoni, ore perse rispetto al fatto di occuparsi di altro, sta dentro a una domanda e basta. Quei cazzotti sono tradizione o no? La legge dello Stato può rispettare la nostra tradizione o no? Rispondono come vogliono, ovviamente, com'è nella loro autorità e nel loro diritto. Ma questo è il tema. Tutto questo, a mio parere, è fuori luogo. Beh, in realtà ti hanno già risposto, perché portando avanti il processo hanno già risposto che non ci sta. E da un certo punto di vista lo capisco, nel senso, io qui sposo una posizione un po' impopolare, se vuoi, o meglio, il tuo discorso è giustissimo da un punto di vista antropologico e culturale, è diverso da un punto di vista della legge, cioè quale giudice o quale pubblico ministero si prende la responsabilità di dire che i cazzotti rituali rientrano nella tradizione, che quindi si possono fare in tutti i modi, comunque vengano e come si sono sempre fatti, segnando così un precedente giuridico che farà giurisprudenza domani. Cioè, se domani, malauguratamente, perché i cazzotti cambiano come cambia il palio e come cambiano tante cose, succede qualcosa di grave, fra virgolette, che va oltre il naso rotto o l'occhio nero che abbiamo sempre visto, lì si va a recuperare chi è stato che ha segnato il precedente giuridico per cui tutta questa roba si poteva fare impunemente. È stato il giudice Giulio Maestrini o il PM Giulio Maestrini. Io non capisco perché nessuno di loro se lo può prendere. Non capisco perché ogni 25 giugno, cioè dopo il 24 giugno, che è la festa di Firenze dove c'è la finale del calcio storico, non vengono arrestate 72 persone, cioè tutti i calcianti. Perché devono essere arrestati. Però quello... Se quella è la logica, siccome quelli sono i protagonisti del calcio storico, che fanno a cazzotti e si massacrano in pubblico e si fanno parecchio male, più dei cazzotti tra Tradaioli, devono essere arrestati, perché è un luogo pubblico. Comunque. Sì, ma sono quelli che sono lì per fare quello dentro delle regole, qui ti dentro volevo, uno spazio chiuso. Qui ti volevo, anche noi siamo protagonisti. Non a caso dico che i contradaioli sono i protagonisti del palio e la mia passione mi porta a cantare o a fronteggiarmi con la rivale, perché questa è la mia storia. Punto. Ma senza dubbio. Capito? Non è che noi siamo lì nei palchi, siamo gli spettatori, si scende e si fa un po' diversi, va bene? No! Io sono più protagonista del fantino che corre, quella dubbio. È la mia festa e la mia tradizione. Ma senza dubbio, però... io fa un discorso antropologico. No, ma quei cazzotti che vanno però all'interno di uno spazio pubblico e che possono coinvolgere persone che non scelgono di esserci... No, non coinvolgono, fanno parte del mio rituale. Cioè, se un cazzotto invece di darlo... all'avversario lo do alla turista belga e allora no. Ma ci sta in quel momento, ma ci beh, sta ma tutto, io non credo no, sia non mai credo. Successo i cazzotti si fanno da vicino e sono mirati, che facciano la parte turista belga se della in mezzo le... Io sono d'accordo, purtroppo faccio un discorso molto più banale, se vuoi astratto, cioè quello che cade in piazza e che visto da fuori, cioè da un occhio non antropologico, non è nient'altro che una rissa, perché visto da fuori, da chi non capisce questa cosa, non è così, se no si può smettere, a mio parere si può smettere. Io sono della teoria antica, io rimasi folgorato da questa udienza al TAR della Toscana, in occasione si discuteva il ricorso di un fantino al TAR, tanti anni fa, decenni, e il professor Paolo Barile difendeva il comune e coniò questa che poi non conosco, esiste per tante amministrazioni della giustizia in proprio, come quelle per esempio sportive, il palio ha delle regole metagiuridiche. Le contrade stanno dentro un meccanismo metagiuridico, cioè che va al di là della giurisdizione ordinaria. Se così è, bisogna essere metagiuridico sempre. Anche
sulle questioni dei confini fra contrati. Senza dubbio. Se siamo metagiuridici, al TAR non ci si va, eh? Cioè, non c'è giusto? Dubbio, infatti. O metagiuridici sempre, oppure si piglia il che così, tiene. Scusami, se mi permettono, senza entrare nel merito, se siamo metagiuridici, se io piglio un cazzotto durante i razzotti fra contrati, non denuncio. Brava, non vuoi denunciare. Perché cioè, il problema è che qui si vuole essere metagiuridici e non presento volte, nemmeno filmati in comune. Insomma, o su WhatsApp, per esempio. O su Facebook o peggio mi sento. Cioè il punto è, se siamo metagiuridici cerchiamo di esserlo sempre. Dopodiché io da analista, e qui mi tolgo la maglietta del senese o del contradaiolo, ma da analista ti dico, se c'è un fronteggiamento dei cazzotti o come la chiama il PM una rissa che coinvolge 80 persone in Piazza del Campo e che dopo 5 minuti è su tutti i social, su YouTube e su tutti i giornali che riprendono il video di YouTube, credo che un procuratore non possa far altro che aprire un'indagine, perché se no il ministro dell'interno il giorno dopo lo chiama, o della giustizia, lo chiama e gli dice: scusa, ma te lì che ci stai a fare? Ti sei accorto di quello che ti è successo sotto il naso? E che un procuratore si prenda la responsabilità di dire: me ne sono accorto, ma secondo me non è successo niente, forse mi piacerebbe, ma credo che non sia possibile. Credo anche che noi senesi dovremmo capire, e questa è una battaglia persa probabilmente, che il tempo è cambiato, il palio è cambiato, il mondo è cambiato, della comunicazione in primis, e che dovremmo capirlo anche noi, che non significa cambiare anche noi, ma capire che certe dinamiche sono diverse. Certo. Comunque io ribadisco, e qui siamo, questa è una trasmissione, così può essere assolutamente in disaccordo. Assolutamente. Dopodiché ti dico un'altra cosa. Scusa. Aspetta, fammi finire. Io ribadisco che il concetto di rivalità non può essere circoscritto in ambito folcloristico. La rivalità non può prescindere dalla possibilità anche di giungere allo scontro, perché altrimenti è folklore. Questo è il mio parere. No, ma io su questo sono d'accordo. Dico semplicemente che poi uno purtroppo oggi deve aspettarsi un certo tipo di conseguenze. Detto questo, apro una parentesi diversa, io non ero ieri in tribunale, ma il processo sui cazzotti l'ho seguito quasi tutto, così come sto seguendo il processo sui cavalli taroccati. Te mi dirai cosa c'entrano l'uno con l'altro. C'entrano, bravo, perché sì, dà un senso di violazione. Cioè io ho fatto un discorso che secondo me è tecnicamente corretto, poi se da senese, prima ancora che da giornalista, ti dico, essere in un'aula di tribunale, sentir parlare di robe come i cazzotti, le rivalità, i cavalli, i veterinari, i fantini, i capitani, cioè tutta questa roba che fino a poco tempo fa era appannaggio di pochi, che se ne parlava per strada, in contrada, e nemmeno tutti, perché erano pochi quelli che avevano quelle informazioni. Certo. E tu dovevi accontentarti un po' del sentito dire, del mito, della storia, eccetera. Sentirle parlare in un'aula di tribunale sviscerata chirurgicamente come se fosse una materia qualsiasi, a me dà un senso di violazione dell'intimità totale. E quindi, alla fine abbiamo trovato invece il punto di contatto, come fra Salvini e Di Maio. Alla Oddio, fine, non so se vorrei essere Salvini o Di Maio fra noi due. No, nessun dei due. Breve pausa e poi torniamo. Eccoci qua, Giulia Maestrini, ricordiamo che oggi alle 2:30 il Siena gioca, perché sì, c'è questo folle calendario, però c'è da recuperare, insomma un troiaio il calendario della Serie C. Si gioca oggi alle 2:30 a Cuneo, non è un amichevole, è campionato, e quindi stupisce un po' che in concomitanza con la partita della squadra che rappresenta la città di Siena, a Siena nello stesso momento si giochi un amichevole, fra l'altro un amichevole importante, un amichevole che sarebbe stata bella da vedere, l'amichevole della nazionale Under 19, che è bella da vedere, degli azzurrini, fratelli a Francia, fra l'altro in panchina come coallenatore insieme a Guidi c'è Bernardo Corradi, che insomma voglio dire è un senese, è un grande campione del calcio, avrebbe meritato una platea
migliore una partecipazione più attenta della città. Questo lo dico, perché questo è un bel evento da seguire. Lascia stare che poi nel calcio i ragazzi di 19, nel calcio italiano i ragazzi di 19 anni non le fanno giocare, perché fanno giocare il ragazzo di 19 anni che viene da Timbuktu piuttosto che da Bucarest, perché noi siamo canzi nel nostro paese. E da qui poi tutte le asperità anche della nostra nazionale maggiore. Però questo è un bel evento, alle 15 al Franchi, la nazionale Under 19 che incontra la Francia, in panchina c'è Bernardo Corradi. A cui la città vuole bene, diciamolo, Purtroppo, al solito, c'è stata una assoluta, come dire, un assoluto errore di far coincidere questa gara con la concomitante partita di un campionato nazionale di calcio, Cuneo-Siena. Non si fa. Di chi è colpa? Chi è nato prima, l'uovo o la gallina? Chi ha sbagliato? Chi ha fissato la data della nazionale o il calcio, la Serie C al mercoledì? Non lo so. Ce la rifanno i ragazzi dell'Italia Under 19 e probabilmente avranno un po' meno pubblico e senz'altro hanno avuto meno attenzione di quanto avrebbero meritato, no? Quello senza dubbio non si è visto molto in questi giorni, nonostante anche Corradi abbia fatto un giro con l'assessore all'istruzione, ho visto nelle scuole ad esempio. Però questi grandi eventi sono importanti se sponsorizzati bene. Io ero a settembre, mi pare, quando venne l'Italia della pallavolo a fare l'amichevole al Palaestra. E fu una grande giornata di sport, fu promossa molto bene, c'era un sacco di gente, e era la nazionale maggiore, quindi con i grandi campioni che avevano appena finito i mondiali. Però ecco, questi eventi sono belli eventi di sport. Certo, un mercoledì alle 3 è un po' castrante, ma poi, gioca il Siena, insomma, non tutti si possono permettere magari nella nostra casella di Senesi oggi la parola calcio è collegata a Robur, no alla nazionale d'Under 19. Vabbè, comunque sia, c'è di peggio. In ogni caso, accade di peggio. In ogni caso, buon divertimento a chi ci andrà, è sempre bello vedere la nazionale. Io poi in questo giovani, sono un po' patriottica, anche se non si direbbe dal mio carattere. Ma a me le nazionali sportive mi danno sempre gioia a vederle. E partecipazione emotiva. Bene. Allora, adesso è il momento di concludere. Ringrazio Giulia Maestrini. Grazie a voi, buona giornata a tutti. È il momento della nostra Maura Martellucci, come sempre in campo, sulla direttrice della memoria, della storia e dei personaggi della nostra storia. Quindi, adesso Maura Martellucci, io vi saluto. Se volete, domani mattina alle 8 ancora siamo a Buongiorno Siena. Mauro Martellucci e Maura Martellucci e buona giornata. Il 10 marzo del 1513 la Bicherna fornisce l'elenco dei cavalli che parteciperanno al palio del beato Ambrogio Sansedoni. Due sono in particolare quelli che ci attirano l'attenzione, perché sono i cavalli di proprietà di un celebre pittore che è Antonio Bazzi, il Sodoma, e questa è anche la prima attestazione documentaria nella quale ritroviamo questo soprannome con il quale è conosciuto a tutti. Il Sodoma avrà da sempre e per sempre una grande passione per i cavalli e per il palio. Sempre nel 1513, nel novembre, si dichiara addirittura debitore da Agostino Bardi per 30 ducati d'oro per un cavallo, e per sdebitarsi gli dipinge la facciata della casa alla Postierla. Ora, lui ama i cavalli e il palio, ma questo è anche un modo per trovare committenze e lavoro. Infatti stabilisce attraverso questi giochi delle vere e proprie relazioni professionali, ad esempio con il Bardi oppure con il Marchese di Mantova, che diventano appunto due delle persone che gli fanno fare delle opere. Oppure nel 1514 partecipa al Palio di Firenze e lo raccomanda Jacopo V d'Appiano, che è signore di Piombino, e è quel signore di Piombino, come vi ha raccontato ieri Duccio Balestracci, che gli fece ritardare l'esecuzione dei lavori dell'affresco della Cappella di Piazza con non poco sdegno da parte del Comune di Siena. Partecipa a tanti pali, vince il Palio di Firenze e di San Barnaba. Qui c'è anche un aneddoto interessante, perché i fanciulli di Firenze hanno l'abitudine di chiamare chi ha vinto. Lui dice,
Loro gli dicono: con che nome ti chiamiamo? E lui: Sodoma. E questi cominciano a gridare: Sodoma, Sodoma. Ma i vecchi si scandalizzano perché il nome sembra osceno. Vince per il palio dell'Assunta del 1514, quindi porta anche cavalli di notevole livello e di notevole levatura. Lui è orgoglioso dei pali che vince, e il Vasari racconta: n'avea una vana gloria, la maggior del mondo, e a chiunque gli capitava a casa gli mostrava spesso e ne faceva anche mostra alle finestre. Ma era un grande appassionato di animali, a parte era uno veramente matto. A Monte Oliveto Maggiore dipinge negli affreschi la sua scimmia e il suo corvo, e poi ci siamo fatti tante paturnie per cosa rappresentava il corvo della Madonna del Corvo, quello della peste, quello della famiglia proprietaria del palazzo. In realtà probabilmente era solo il corvo che il Sodoma aveva in casa. 1531, denuncia alla Lira. Lui dice che si trova in casa 8 cavalli, una scimmia, un corvo che fa vela e lo tengo, che insegna a parlare a un asino che tengo in gabbia. Poi c'è un gufo per far paura ai matti, un barbagianni, un locco, e non vi dico niente della scimmia di sopra. Ha 2 pavoni, 2 cani, 2 gatti, un falco, uno sparviere, 6 galline, 18 pollastre. Come dice il Vasari, casa sua è una vera e propria arca di Noè. E poi dice sul finale: mi trovo 3 bestiacce in casa, cattive, le quali sono 3 donne. Quindi le bestiacce di casa del Bazzi sono 3 donne. E poi ha 30 figlioli, si dice. Se è vero non si sa, in conclusione, almeno col fatto che ne avesse più di 12, per il comune di Siena era esentato a pagare tutte le tasse. Davvero un personaggio. Una buona giornata a tutti.